I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso un'operazione in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Gela, sequestrando un'arma giocattolo modificata, munizioni e oltre 20 grammi di cocaina. Anche a seguito di alcune segnalazioni provenienti da cittadini, circa possibili attività di spaccio nel quartiere Albani Roccella di Gela, i militari delle Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di controlli specifici, individuando un cittadino gelese di 23 anni, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina. Le Fiamme Gialle hanno quindi esteso il controllo anche alle abitazioni del giovane, rinvenendo e sequestrando ulteriori 15 grammi di cocaina, una pistola a giocattolo modificata e adattata all'uso con munizioni tradizionali, munizionamento calibro 7,65, oltre a 3.000 euro in contanti, sottoposti a sequestro in quanto ritenuti provento dell'attività illecita. Al termine delle attività, il pusher è stato tratto in arresto e, su disposizione della locale Procura della Repubblica, è stato condotto presso la casa circondariale di Gela. L'arma sequestrata sarà anche oggetto di accertamenti tecnici finalizzati a verificarne l'eventuale utilizzo in fatti di sangue. Gli investigatori stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per individuare eventuali complici del giovane. Si evidenzia che, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di non colpevolezza dell'indagato. L'assessore Edi Tamayo, durante la riunione di ieri pomeriggio con il Consiglio di Presidenza guidato da Maria Cristina Busi Ferruzzi, ha ribadito l'impegno dell'amministrazione regionale a rafforzare il tessuto produttivo dell'area e ha delineato una visione di cooperazione con gli industriali del territorio. La sinergia tra la Regione Siciliana e Confindustria Catania rappresenta un passo importante verso lo sviluppo economico locale per potenziare la competitività e sostenere la crescita delle imprese, ha dichiarato Tamayo. L'Associazione degli Industriali Catanesi è un punto di riferimento importante per il nostro assessorato, e la nostra presenza qui, insieme al direttore generale del Dipartimento, Carmelo Frittitta, e al commissario dell'IRSAP, Marcello Gualdani, è un segno concreto dell'impegno a ridurre le distanze con le associazioni imprenditoriali. Abbiamo l'opportunità di mettere a disposizione 1,5 miliardi di euro attraverso il FESR 2021-2027, destinato a settori chiave come ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, transizione digitale ed efficientamento energetico. Tamayo ha sottolineato, inoltre, la necessità di garantire una maggiore presenza amministrativa a Catania per migliorare l'efficienza burocratica e facilitare l'accesso delle imprese alle risorse regionali. Stiamo lavorando per attrarre nuovi investimenti nelle nostre aree industriali, con un'attenzione particolare alla zona di Catania, che è un motore fondamentale per l'economia della Sicilia, ha ribadito l'assessore. Possono finalmente partire a Raccuia, nel Messinese, i lavori per il consolidamento del centro abitato delle due frazioni di San Nicolò Carrovetta e Fosso Chiodo. Un altro risultato conseguito dalla struttura di contrasto al dissesto idrogeologico che ha al suo vertice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Le procedure per l'aggiudicazione sono state espletate dagli uffici diretti da Salvatore Lizio. Ad effettuare l'intervento sarà l'azienda Vica SRL di Maletto con un ribasso del 31,7% e per un importo di 980.000 euro. Il recupero e la messa in sicurezza di siti a rischio per problematiche legate al dissesto idrogeologico, commenta il governatore, assumono un grande valore perché consentono a chi vive e lavora in queste aree di recuperare serenità e fiducia nel futuro. Continueremo senza sosta nel percorso intrapreso, consapevoli delle tante emergenze e fragilità del nostro territorio. Il primo obiettivo delle opere, in un versante R4, ossia con la più elevata classificazione di rischio e con livelli di pendenza fino al 70%, è eliminare l'origine dei movimenti franosi e degli smottamenti che si sono ripetuti negli anni. Tra le cause principali c'è la carente regimentazione delle acque superficiali. Proprio per questo, verrà potenziato il sistema di canalizzazione mediante caditoie e verrà collocata una paratia di pali tirantati. Si procederà anche con il ripristino delle sedi stradali. Il progetto prevede inoltre la risagomatura dell'alveo di un piccolo torrente che raccoglie i flussi provenienti da monte. I carabinieri della stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno denunciato per ricettazione 3 uomini di Paternò, rispettivamente di 43, 37 e 31 anni, e un catanese di 29 anni.
Non era ancora l'alba quando la pattuglia della stazione è stata attirata da una Fiat Punto con targa estera che viaggiava nel senso di marcia opposto e che, alla vista dei carabinieri, ha accelerato bruscamente la marcia. Insospettito, l'equipaggio ha effettuato una rapida inversione a U, mettendosi sulle tracce dell'utilitaria e, giunto in prossimità dell'incrocio con via Filippo Turati, ha trovato l'auto abbandonata, con gli sportelli ancora aperti. I militari hanno subito chiesto rinforzi e hanno verificato cosa ci fosse nell'abitacolo, scoprendo che conteneva ben 300 kg di avocado. Trovata la refurtiva, a poche centinaia di metri dal luogo dove era stata abbandonata la Punto, ha incrociato un'altra utilitaria e ha deciso di controllarla, identificando a bordo il 43enne e il 31enne che trasportavano altri 400 kg di avocado. Gli investigatori dell'arma li hanno portati in caserma, dove, mediante i controlli nella banca dati, hanno scoperto che anche loro qualche settimana prima erano stati controllati su quell'auto con targa estera. I quattro soggetti sono stati, naturalmente, tutti denunciati per ricettazione. I 700 kg di preziosi frutti, per un valore complessivo di oltre 8.000 euro, sono stati inizialmente sequestrati e, successivamente donati in beneficenza ai centri di accoglienza del territorio, poiché nessuno si è presentato per reclamarne il possesso o denunciare il furto. I carabinieri della compagnia di Piazza Dante la scorsa notte, nel corso di un servizio di controllo e vigilanza delle vie del centro storico, hanno denunciato un neo maggiorenne per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. I militari dell'arma hanno scorto due ragazzi molto giovani che, a bordo di una Fiat 500, si aggiravano per le vie limitrofe al porto di Catania, fermandosi di tanto in tanto presso capannelli di altri ragazzi ai quali, dai finestrini, lanciavano insulti per poi sfrecciare via con l'utilitaria. Questo atteggiamento provocatorio e incivile non poteva passare inosservato agli occhi dell'equipaggio che, perciò, ha deciso di fermare i due per un controllo. Quando i carabinieri hanno intimato l'alte, proceduto all'identificazione dei due occupanti, il passeggero, un 18enne catanese residente nel quartiere San Giorgio, ha iniziato a mostrarsi sempre più irrequieto e nervoso, facendo sospettare ai militari che stesse nascondendo qualcosa. A quel punto il 18enne ha riferito alla pattuglia che l'auto era di proprietà di sua nonna, ma la utilizzava solo lui. E ha anche ammesso di aver personalmente nascosto quegli oggetti pericolosi nel veicolo, all'insaputa dell'amico, il quale lo stava soltanto accompagnando a fare un giro e, per questo motivo, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Un progetto ambizioso che racchiude tante sfaccettature. Non solo vuole evidenziare l'amore per danze sensuali dal sapore orientale da condividere col pubblico, ma anche lo scopo di aprire gli orizzonti e i cuori attraverso un lavoro di cultura e conoscenza delle arti, dove protagonisti sono la danza, la musica e i colori dell'India, in grado di trasportare e coinvolgere chiunque. Al festival interverranno artisti internazionali, attesissima la presenza di Rahul Sharma proveniente direttamente dall'India, membro di uno dei più importanti gruppi di spettacolo di danza indiana Kathak, Kathak Rockers, che vanta tournée in tutto il mondo, e poi Naviot Minas che arriva dal Belgio, con il suo stile folcloristico tipico del Punjab, ovvero il Bhangra. Tra gli altri anche Gioia Cavedon dall'Italia che vanta uno studio e una conoscenza profonda delle danze e della cultura indiana, grazie ai suoi viaggi e alla sua sete di approfondire sempre più i propri saperi. Ricco il programma nella due giorni che racchiude conferenze tematiche, workshop, incontri e che si concluderà con il grande gala show Lotus Life, spettacolo culturale di danze dell'India. Le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 23 ottobre di Globus Television. Mercoledì, alta pressione sulla nostra regione. Giornata caratterizzata a condizioni di bel tempo ovunque, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutta la Sicilia. Temperature massime comprese tra 22 e 26 gradi, valori notturni senza variazioni. Mari. Mar Tirreno da poco mosso a quasi calmo. Mar Ionio mosso. Stretto di Sicilia da molto mosso a mosso.